E compimento di ogni iniziativa umana, benedica questo percorso teso a far conoscere le tradizioni del nostro paese, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria Santissima Immacolata, patrona e protettrice di Luzzi, prega per noi. Okay.
realizzato, lo abbiamo realizzato in collaborazione col Comune, ma con l'assessorato alla cultura. Questo progetto che abbiamo realizzato, almeno dalle fonti che ho io a disposizione, è unico in Calabria, perché è l'unico paese che si è dedicato un mosaico al costume calabrese. Noi ovviamente abbiamo riprodotto la Pacchiana lucense, ma il costume della Pacchiana è come mosaico e unico in Calabria. Ora, questo mosaico è stato riprodotto da una fotografia del maestro Ciccio Bruno, che tutti quanti voi ricorderete, e che era un appassionato anche di etnografia. E insieme a questa rappresentazione della Pacchiana lucense c'è la descrizione del vestito che credibilmente ci ha fatto la professoressa Rosaria Marchese. Anzi, io voglio ringraziare perché diciamo con lei è iniziato il percorso nostro sulla civiltà contadina e sul costume calabrese e lucense. Allora io ancora devo ringraziare intanto Italo Marino, che è responsabile dell'Area 3, che ci è stato vicino con tutti i lavoratori del Comune di Lursi per realizzare questo angolo che il Comune ci ha assegnato. E insieme al Comune voglio ringraziare i presenti, le associazioni presenti, tutti voi, ma un ringraziamento particolare, anche lo devo dire, è ringraziare la Fondazione Carical e anche il dottore Oscar Volante, che ci è stato sempre vicino, è stato sempre vicino alla nostra associazione. Io lo dico perché la Fondazione Carical ci ha dato la possibilità con i suoi finanziamenti, cofinanziamenti, di fare il museo etnografico, e oggi abbiamo potuto realizzare questo progetto. Io ringrazio il socio della Prologo, Valerio Giarduno, che comunque è stato quello che ha seguito per conto della nostra associazione. Questo quadro si trova ringrazio Giuseppe Gagliardi, perché ci ha fatto fare la fotografia insieme a Luigi Calderari, è stato l'autore della fotografia. Il quadro si trova presso l'associazione Life Soccorso, e quindi Luigi ha dovuto fare tante prove prima di realizzare la fotografia per poi mandarlo in stampa. Grazie, allora, Giuseppe, grazie. Vorrei dare la parola al vice sindaco, poi all'assessore Leone. Buonasera a tutti, io sono veramente felice di condividere con voi questo momento, infatti ci tenevo particolarmente ad essere presente per comunicarmi con la Prologo per il ruolo importante che riveste nella valorizzazione del nostro patrimonio. Un ruolo fondamentale anche nella conservazione di quella che è la nostra storia, la nostra cultura, le nostre radici. E sicuramente iniziative come queste testimoniano l'importanza, ma soprattutto lo spessore culturale con cui la Prologo porta avanti diverse manifestazioni. E l'inaugurazione della strada, della Pacchiana e dei Vecchi rappresenta un sigillo che verrà consegnato alle future generazioni e che richiama appunto, come dicevo prima, quella che è la nostra storia, le nostre radici, la nostra identità. E a volte mi è capitato di confrontarmi con gli amministratori dei comuni limitrofi e mi chiedevano, ho ricevuto personalmente i complimenti per l'operato che svolge la Prologo, e questi amministratori mi chiedevano: ma dove è organizzata questa Prologo? Chi c'è dietro? Io ho risposto dicendo semplicemente che quello che rende prezioso l'operato della Prologo è che dietro ci sono, formate da un presidente validissimo, da un gruppo di persone che amano incondizionatamente il proprio territorio e che lavorano incessantemente, quotidianamente, ormai da diversi anni per valorizzare il nostro territorio. Ecco, con questo voglio ringraziarvi per tutte le iniziative che portate avanti, voglio complimentarvi e ribadirvi l'impegno che è il sostegno da parte dell'amministrazione. Non voglio rubare altro tempo e vi auguro una buona serata. Io forse poi dovevo l'emozione, insomma, così. Io devo ringraziare voi
vedete vestita con il vestito della pacchiana Maria Romina Calabrese. Maria Romina è l'ambasciatrice della Molotov, la prima rivista di espressione popolare. Vi dico la verità, è l'unica che si veste con molta disavvoltura. Tante si dicono che hanno vergogna di portare il vestito. E questo è un onore per Maria Romina, perché veramente rappresenta il costume lucense. Buonasera a tutti. Come diceva il professore prima, noi abbiamo lavorato insieme alla Proloco. A dire la verità, la Proloco è sempre parte attiva e fa, come dire, è promotrice sempre di queste belle iniziative. Noi come comune siamo sempre, come dire, gradita, no? Questa collaborazione molto proficua con la Proloco. Abbiamo lavorato insieme appunto a questa realizzazione di questa via, di questi nostri detti calabresi, e come si diceva prima, anche questo fantastico, io lo direi, sembra quasi no, una sorta di maiocco quello che vediamo qui oggi, e grazie proprio anche alla famiglia Marchese che possiamo ammirare questa immagine. Un ringraziamento anche a questa sera per aver donato proprio alla nostra biblioteca, al nostro comune, arricchendo la nostra biblioteca di tantissimi volumi che erano proprio, no, della famiglia Marchese, cioè la donata appunto alla nostra comunità. Detto questo, insieme alla Proloco stiamo ancora lavorando, lavoriamo continuamente, infatti abbiamo avuto insieme anche un altro finanziamento, un finanziamento che riguarda sempre le tradizioni, il folklore, quindi la nostra terra, e vedremo, ecco, gli spettacoli etnici proprio in queste settimane, proprio nella location della cava. Quindi da parte di noi comune è sempre, come dire, molto proficua questa collaborazione, siamo sempre accogliamo a braccia aperte un'iniziativa che la Proloco ci propone. E grazie a tutti per essere intervenuti, e grazie soprattutto a questo progetto. Allora, prima di fare un brindisi, mi pare che c'è il professore Corchiola che vuole fare un saluto. Buonasera a tutti. Dico subito che l'occasione di questa serata, l'inaugurazione della via della Pacchiana e dei detti lucesi, consente di restituire alla Calabria e alla nostra Luz una delle testimonianze particolari, direi singolare. E non dobbiamo solo guardare, ma saper vedere, comprendere quello che è di fronte ai nostri occhi. Sta a noi, a tutti noi, a ciascuno di noi, non solo saper vedere, ma soprattutto promuovere, aiutare e fare qualcosa per la Calabria e per questa nostra Luz. Una speranza per un paese che vuole migliorare. La Pacchiana ha il suo linguaggio, il riferimento della figura femminile, il percorso della donna nella sua interezza, della storia della Calabria e di Luz. I detti luzzesi serviranno a prendere lezione del passato. Il dialetto, espressione diretta delle nostre radici storiche e antropologiche. Liberiamoci di tanti preconcetti che possono limitare le cose della nostra vita. Personalmente sono convinto che a nulla valgono le parole se non sono accompagnate dai fatti e dall'onestà del suo agire. E mettiamoci in mente, nella nostra mente, che non bisogna indossare giacca e cravatta per essere credibili. Concludo augurandoci che ciò che è stato fatto sia l'inizio di un percorso. Grazie per avermi ascoltato.